Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Juventus-Napoli verso il rinvio, l'ASL blocca gli azzurri prima della partenza per Torino, ma i bianconeri dicono noi saremo in campo. Il big match della terza giornata in programma all'Allianz Stadium non si giocherà salvo clamorosi colpi di scena. Al momento gli azzurri sono stati messi in quarantena e senza il via libera per volare a Torino. Covid, Mattarella dice non posso tacere la preoccupazione per l'aumento del ritmo dei contagi e per le vittime. Il Presidente della Repubblica, in occasione del concerto per Dante al Quirinale, ha espresso i suoi timori per la pandemia. Il numero di casi rilevati il 3 ottobre trova un corrispettivo nel 24 aprile, quando se ne registrarono 3.021. Poco prima il Premier aveva detto i sacrifici fatti si disperderebbero in un baleno se non mantenessimo sempre alta la soglia di attenzione. Coronavirus, Trump in ospedale e come sappiamo e i medici dicono che sta bene, ma la CNN dice ha ricevuto ossigeno. Fonti dicono molto preoccupante, cruciali prossime ore. Poche ore dopo la notizia della positività al Covid e un mese esatto dalle elezioni presidenziali, il capo della Casa Bianca è stato trasferito all'ospedale dei presidenti, come sappiamo, il Walter Reed Medical Center. Dallo staff si precisa che i sintomi sono leggeri. Poche ore fa, insomma, è stato lo stesso Trump a rassicurare i cittadini via Twitter. Sto andando bene, dice, e credo anche. Ma Melania ha la tosse e mal di testa. Scongiurato per ora il rischio di un focolaio dell'amministrazione USA. Biden intanto interrompe gli spot contro il rivale. Testate locale Jedi in vendita, insomma chi sono i possibili acquirenti? I giornalisti sono in sciopero, sono estranei al mondo dei quotidiani, dicono. Come si legge nella visura camerale consultata dal Fatto.it, la società che secondo i lavoratori coinvolti è al centro delle trattative si chiama Sapere Aude Editori ed è stata istituita il 22 luglio 2020. Amministratore unico è Alberto Leonardis, noto per aver già rilevato da Jedi il centro di Pescara, all'epoca in mano alla dinastia De Benedetti. Per ora cederlo a sua volta nel 2019. Comunicato congiunto di Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e Nuova Ferrare, appoggiate da Il Tirreno, dicono che la segretezza dietro la quale è stata celata questa dismissione non è tollerabile. Maltempo, due morti tra Valle d'Aosta e Piemonte, ritrovati 21 dei 22 dispersi, danni e disagi in Liguria. I governatori Cirio e Toti chiedono lo stato di calamità. Vento, piogge torrenziali e frane, in particolare su Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, dove un volontario è deceduto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al governatore piemontese Alberto Cirio per testimoniare la sua vicinanza al territorio. Le situazioni più difficili sono in provincia di Cuneo e Vercelli. Ballottaggi, Alto Adige e la Südtirol Volkspartei, ago della bilancia dal Senato a provincia e comuni. Così il partito cambia gli alleati per difendere il suo potere. Domenica 4 ottobre quindi si elegge il sindaco di Bolzano da Südtirol Volkspartei che appoggia l'uscente Caramaschi del centrosinistra, anche se in provincia governa con la Lega. Una mossa che ha fatto infuriare il sindaco di Ilaives, con cui sempre la Stella Alpina stava trattando per entrare in giunta. A Merano invece si è dichiarato neutrale, rifiutando di appoggiare il candidato dei Verdi, con cui è in coalizione nel capoluogo. In gioco ci sono le poltrone da assessore, tra scambi di accuse interne e importanti partite economiche. Passiamo alle notizie da Napoli e dalla Campania. Funicolare di Chiaia, crollo nel percorso, i sindacati dicono anche questo colpa dei dipendenti. Nella giornata di ieri è crollata parte del soffitto nel percorso della funicolare di Chiaia. A denunciare l'episodio, verificatosi in serata, è stata la Fit CISL Campania. Ha detto anche questo è colpa di lavoratori considerati criminali dal sindaco di Napoli. È stato il commento appunto sarcastico del segretario generale della Fit CISL Campania, Alfonso Langella.
Coronavirus bollettino del 3 ottobre in Campania dice insomma che continuano a crescere i positivi, cioè 401 su 7.000 tamponi esaminati. Ci sono anche un morto, un 51enne di Qualiano, e sono diventati 465 dall'inizio dell'epidemia e ci sono anche 103 guariti. Cotugno pieno, crescono i ricoveri per Covid, sono tutti occupati al momento i posti letto del Cotugno destinato ai pazienti Covid positivi. In totale sono 130 i pazienti ricoverati, di cui 16 in subintensiva e 8 in terapia intensiva, di cui 4 intubati. Il calendario 2020-2021 per l'accensione dei riscaldamenti. È una legge nazionale, prevede la data di accensione e spegnimento dei riscaldamenti in base a fasce climatiche regionali sulla base della media delle temperature registrate. Sono sempre comunque possibili specifiche deroghe a carattere locale in base all'andamento della stagione fredda. A temperatura legale, insomma, la legge stabilisce che per gli impianti centralizzati non possono essere superati 20 gradi con una tolleranza di 2 gradi per abitazioni, scuole e uffici. L'accensione deve avvenire a partire dalle 5 del mattino e lo spegnimento effettuato entro le ore 23. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, dando subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Cicotti. Firmata la nuova ordinanza numero 30, che entrerà in vigore in Friuli Venezia Giulia a partire dal 1 ottobre e fino al 15 ottobre prossimo, in merito all'emergenza coronavirus. Restano confermate le prescrizioni già applicate su tutto il territorio regionale, in particolar modo sull'uso della mascherina nei luoghi pubblici chiusi e all'esterno, in tutte quelle occasioni in cui non può essere garantita la distanza interpersonale. Inoltre, la nuova ordinanza prevede che le manifestazioni sportive non professionistiche ospiteranno all'aperto al massimo 1.000 spettatori e al chiuso invece non ci saranno spettatori, ma tra gli atleti e lo staff potranno esserci al massimo 1.000 persone. L'adozione di protocolli sanitari sarà obbligatoria per gli eventi sportivi al chiuso con più di 200 spettatori. È tutto, Sabrina Cicotti per Radio Science. Bene cari amici, e con questo è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione. Termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa.